non è degno della sua attenzione. Quindi a me sembra che siano tutti elementi negativi, come il negazionismo sul cambiamento climatico. Ricordo che gli Stati Uniti uscirono dalla COP proprio quando lui era presidente degli Stati Uniti. Quindi tutto questo, a mio avviso, è fonte di preoccupazione. Ecco, essere contenti come fa Salvini è preoccupante, perché vuol dire che non si rende conto dell'impatto che questo avrà sull'economia italiana, o comunque per Salvini è più importante la sua bandierina che il benessere di italiani e italiane. Due temi, l'economia e la politica estera. C'è chi parla già di un rischio recessione per l'Europa dall'anno prossimo. Stavamo parlando dell'economia esattamente, dei rischi che la vittoria di Trump implica, rischi che sono evidenti. Se farà quello che dice, considera l'Europa non un alleato, ma un nemico. Fa discorsi anche preoccupanti riguardo alla NATO, fa discorsi preoccupanti riguardo ai dazi, fa discorsi preoccupanti per tante cose, oltre a essere il migliore amico di Putin e di Netanyahu. Quindi tutto questo a me fa veramente paura. Qualcuno dice che la sconfitta del politicamente corretto, della woke culture, quanto questo ha fatto pagare, insomma, la sconfitta del cannabis. Allora, io penso che l'amministrazione Biden abbia ottenuto buoni risultati in economia, ad esempio, no? Ha abbassato il numero dei disoccupati, c'è stata una buona crescita. Quindi da quel punto di vista forse non sono stati bravi neanche a presentare i loro successi, non sono stati bravi a rassicurare. E questo è un punto su cui dovremmo tutti riflettere, non solo diciamo, i democratici americani. Dopodiché ci sono questioni che hanno pesato, ma Trump fa una campagna elettorale come sempre basata sulla vendita di sogni che secondo lui, no, le persone si aspettano. Dice di cacciare, sono parole sue, milioni di migranti. Ma se arrivasse a fare questo, oltre che è disumano farlo arbitrariamente come vorrebbe farlo, ma ci sarebbe un collasso dell'economia. Quindi dice di fare cose che però di fatto, intanto uno non si possono fare, due creerebbero dei contraccolpi. Quindi questo è quello che lui è stato bravo a presentare, a parlare alla pancia delle persone, a dare un nemico contro cui scagliarsi. Quando invece qualcuno dà come oggetto un ragionamento, una elaborazione di una visione, ecco, sembra che questo non funzioni più. Ma lei Gaza, per esempio, come ha preso la notizia, anche Kiev, cosa cambia secondo lei oggi? In politica estera cosa cambia? Cambia, secondo Trump, lui finirà tutte le guerre. Io ho i miei dubbi, sinceramente, che lui riesca a fare questo. E poi a che costo? Cioè, ha già detto a Netanyahu di portare avanti il lavoro. Cosa significa? Continuare a sterminare il popolo palestinese? Io sono estremamente preoccupata per questo, perché sappiamo bene che il governo Netanyahu vuole praticamente ridurre il popolo palestinese alla fame, alla distruzione, così da riuscire a occupare Gaza. Questo è il piano dei generali, non lo sto inventando, e al contempo di fare una annessione di tutta la Cisgiordania, perché, dicono questi signori, i palestinesi possono andare in altri paesi arabi. Questo è un disegno veramente terrificante. Allora, se appunto Trump sosterrà questo disegno, io penso che il Medio Oriente sarà ancora più in fiamme di quanto già lo è. Per l'Ucraina invece, Kiev e Zelensky sembrano anche un po' gli sconfitti di questo. Beh, per l'Ucraina più volte lui ha detto che, essendo amico di Putin, lui I'll fix it. Io risolverò tutto. Ecco, chiaramente è propaganda, non credo che lui risolverà, e penso anche che appunto risolvere cedendo qualsiasi cosa non è risolvere, ma è un sottomettersi, e non credo che questo sia quello che vogliono, insomma, gli ucraini e tantomeno il presidente Zelensky. La Palestina comunque sarà